Cavallo Rosso ha portato Martin perché venga identificato, direttore. Gli indiani hanno portato il corpo di Martin per l'identificazione. Devo proprio vedere quel poveraccio. Mi scusi, ma è il regolamento. Il regolamento? Perché non avete mandato i ranger, invece di una banda di selvaggi assetati di sangue? Martin era entrato nel Messico come quelli che evadono. I ranger non possono sconfinare, i selvaggi sì. Coraggio, Joe. Oh. In piedi. Thomas. Oh, fermo. Su, avanti, sveglia. Smettila di batter la fiacca. Non ce la faccio. Metti le scarpe, figliolo, e vedremo cosa dice il dottore. Non ce la faccio. Piantala, ha avuto 5 frustate ieri. Ce ne vorrebbero altre 10. Su, coraggio, muoviti. Avanti. Passate in riga. Avanti. Passate in riga. Alt. Dottor Wilson. Un momento. Ok, Rodelo, sei più sano di quando sei entrato qua dentro. Cosa c'è? Sostiene di essere malato. Ah, e che ti senti? Ha avuto 5 frustate ieri. Sono quasi cicatrizzate. Senti male? Abile al lavoro. Vuol dire che dovrei tornare in quella cava. Abile al lavoro! Avanti! Vieni, Rodelo. Arrapadat. Oro. Ma cosa diavolo vuole? Oro. Ho già preparato la ricevuta della taglia, signore. Dichiaro di aver ricevuto $50 per la consegna del detenuto John Martin evaso dalla prigione di Yuma. Sai scrivere il tuo nome? Scrivere? Marcar. $50 di ricompensa per la consegna di un prigioniero evaso, in qualsiasi condizione. Marciate! Questo è Kid Rodelo, direttore. Ha scontato la sua pena. Ora vado giù alla cava, se permette.
Ecco tutta la tua roba. Ho sentito dire che potrebbe esserci qualche dubbio sulla giustizia della condanna che hai scontato. Può darsi. Rodelo, che la condanna sia stata giusta o no, cerca di non pensarci più, non tentare di vendicarti, capito? Sarebbe la strada più sicura per ritrovarti chiuso qua dentro. Pronti? Aprite! Gopher, al carrello oggi, da questa parte. Joe Harbin, un martello. Thomas Ruiz, quattro punte. Non guadagnerai né una taglia per la mia testa, né i miei stivali. Vaia! Mi faccia uscire. Ehi, guarda, è il Kid. Buona fortuna, Kid. Buona fortuna. Addio. Arrivederci a presto, Kid. Speriamo mai. Kid, dove andrai ora? A Sheridan. È una bella camminata. Già. Techie, mi vuol fare un favore? Dipende. Questo è per lei se porto un messaggio a Joe Harbin. Che genere di messaggio? Glielo faccia vedere e gli dica che gliel'ho dato io come mancia. Che altro? Nient'altro. Arrivederci. Arrivederci, Kid. Ehi, non te la prendere con me. Che cos'è che non ti va? Rodella ha preso un anno, io l'ergastolo. Beh, tu hai ucciso il tuo socio. Comunque ora calmati e ragioniamo. Non puoi attraversare il deserto da solo. Vuoi fare la fine di Martin? Tu hai già fatto tutto il tuo piano, eh? Proprio così. Dieci giorni fa, Joe, ho rubato questi in cucina. Attento. Che cosa succede? Stavate chiacchierando, eh? Stavo parlando fra me e me. Sentiamo la tua versione. Abbiamo avuto una discussione, signore. Ma d'ora in avanti le prometto che lavoreremo sempre d'amore e d'accordo. È vero, amico? Sì, amico. Sospendi per un minuto. Sì, signore. Il tuo amico Rodelo è stato rilasciato stamani. Sì, lo sapevo. Un bravo ragazzo. Guarda che cosa mi ha dato come mancia. Tutto quello che aveva per ricominciare. Chi lo capisce, quel Rodelo? Nessuno ci riesce. Bene, rimettiti al lavoro, giù. Sì, signore. Quanto è profondo? Ok, venite qua. Muovetevi. In questo punto. Sì, signore.
il Kid non ha bisogno di quel denaro, vuol dire che sa dove l'oro. Dobbiamo arrivarci prima di lui. Ci arriveremo. Quando scappiamo? Alla fine del turno. Ok. Su, ora datti da fare con quella mazza. Oh, eh? Stavi russando di nuovo. E allora? Mi dica, signor, come giocatore sarebbe disposto a scommettere che questo Kid Rodelo esce proprio oggi? Quello che vuoi. Peccato che lei non abbia denaro. Lo avrò, il denaro. Lo spero bene. Il mio mestiere non mi ha reso molto quest'anno. Mi fa comodo quel 10%. Ehi, guarda. Eccolo. Ma è sicuro che sia lui? Chi vuoi che se ne venga a piedi dalla prigione con questo sole? Su, andiamo, coraggio. Dove stai andando, amico? A Sheridan. A Sheridan? Beh, sei fortunato. Anche noi pensavamo di pernottare là. Salta dentro, ti daremo un passaggio. Grazie. Ehi, il fucile lo tengo io. Di cosa? Pensavo che lei fosse proprietà privata. Forse. Ah, amico, quella è Nora. Io mi chiamo Link e lui è Balsas. Buenas tardes, signor. Salve. Lei chi è? Tutti mi chiamano Kid Rodelo. E tutti chi? Tutta la gente di queste parti. Tutta la gente che mi conosce. Ma Sheridan, signor Kid, è stata abbandonata da molti anni. Lei spera di trovarci qualcuno a parte i fantasmi? Il vecchio Sancho non lascia mai Sheridan. Chiudi quelle tendine, Link, c'è troppo sole. Sì, subito, Nora. Quanto è profondo? Riconsegnate gli attrezzi. Ne vuoi buscare altre 10? Le giuro che non ce la faccio, che non ce la faccio più. E va bene, sotto un altro. Controllo. Joe Arbin, un martello. Avanti. Thomas Ruiz. 4 punte. Sono 3. Ce ne manca una. L'ho dimenticata laggiù. Va subito a prenderla. Sento, non mi faccio rifare tutta quella strada. Va a prenderla! Ok. Basta, basta così! Raccogliere gli attrezzi, muoversi!
Ok, sbrigarsi, raccogliere gli attrezzi. Al controllo. Espinosa, 3 martelli. Ecco la tua puttana. Datemi una mano! Sul carro! Aprite! Aprite! Su, svegli, aprite! Fate tornare indietro quegli uomini! Direttore. Che c'è? Esegui gli ordini. Monta su quel carro laggiù. Qui sono io che do gli ordini e non ne prendo da nessuno. Aprite! Aprite, facciamo fuori il direttore! Vi do 3 secondi esatti! 1, 2! A te, arra! Sancho, come va la vita? Ah, oh, chi si vede? Il Kid, che sorpresa! Questi forestieri mi hanno gentilmente offerto un passaggio. Sì, davvero gentili. Signore, se bevete qualcosa? Hai dei liquori, vecchio filibustiere? I migliori della città. Beh, questo non lo metto in dubbio. Prego. Signori, accomodatevi, il bar è da quella parte. Posso prepararle un po' di caffè? No, grazie, ma c'è un posto dove potrei togliermi un po' di questa polvere d'addosso? Ah, sì. Troverà del sapone e la stufa accesa per l'acqua calda. Grazie, non speravo tanto. È un emporio molto fornito per una città fantasma. Ci sono dei clienti di passaggio, signore, e bisogna attentarlo. C'è della gente che passa ancora da questa città? Qualche volta. In genere cowboy e allevatori di bestiame. Sancho li rifornisce e fa riposare i loro cavalli. La città è piena di camere e tutte gratis. Da dove viene, signore? Dalla zona di Dragon Wells. Dragon Wells? Già, ti meraviglia tanto? Ho sentito che avete avuto dei guai con gli indiani. Sì, c'è stata una scorreria.
La banda di Cavallo Rosso, ma li abbiamo respinti. Siete diretti al golfo? Sì, perché? Avete fatto un lungo giro, ma dopo tutto questi sono affari vostri. Potevi bussare? È proprio necessario? Quando potremo ripartire, Link? E chi lo sa? Balsas e io daremo un'occhiata in giro stanotte, se avremo fortuna, forse anche domattina. Io voglio andarmene di qui, voglio arrivare nel Messico. Smettila di preoccuparti, il Cavallo Rosso è lontano. Tu cerca di trattenere qui il Kid mentre noi cerchiamo. Promettimi che andremo via domattina, Link. Nora. Promettimelo. Non posso andar via finché non avrò trovato quello che sono venuto a cercare. Coraggio, Kid. Cantami una canzone. Me gusta Amore e Spena. Me gusta también. Vado a sgranchirmi un po' le gambe. Voglio dare un'occhiata alla città e trovare un posto per dormire. Vengo anch'io. Non volete ascoltare la mia canzone, signori? Mi dispiace, Kid, ma non ho orecchio per la musica. Neanch'io. Ne sappiamo esattamente quanto prima. Ti sbagli. Ho l'impressione che ne sappiamo molto di più. Anzi, più che l'impressione, ho la certezza di essere sulla buona pista. Quale pista? A Phoenix, la donna di Joe Arbin disse che lui aveva nascosto l'oro in una baracca gialla con tre ferri di cavallo sulla porta. Ma non aveva idea di dove si trovasse la baracca. Poteva essere in un deserto, come in una città. Ora io lo so. E come lo sa? Che altra ragione poteva avere Rodelo di venire qui? Cosa le fa pensare che sia al corrente di questa storia? Rodelo viaggiava con Joe quando Joe fu arrestato per l'assassinio del suo socio. Rodelo ha passato un anno in prigione con Joe. E in prigione si è portati alla confidenza. Bueno, una baracca, tre ferri di cavallo. Andiamo. Amore spena e nel cuore. Oh, signorita, s'accomodi, prego. Grazie. Si sieda. Canti qualcos'altro. Ok. Love is trouble, trouble is love. They go together. When I look at you. Eccola lì. Signor, ci ho ripensato. Se troviamo questo denaro, il 10% per me è molto poco. Io ti pagherò perché ho bisogno di una scorta per attraversare il deserto. Il 10% è anche troppo. Ma signor... Basta ora. Tieni la lampada. Lei ha la febbre dell'oro, mio amico. Cerca l'altra estremità di questa tavola. Questi dineros di Joe Arbin, quanti dovrebbero essere? Non dovrebbero, sono. Lui e il suo socio avevano ricavato $50,000 dalla loro miniera. Sono i dati ufficiali della Wells Fargo. Vieni qua, aiutami. Coraggio, alza! Alza! Love is a riddle no one can know. Lend me your heart now, but just for a while. Never forever, no, that's not my style. Say goodbye, don't wait. Prendi la lampada. Questo è proprio il tipo di cassetta dove la gente conserva il suo oro. Scava!
Give me your hand now, soft as a dove. Love is trouble, trouble is love. Come lei ha detto, potrei essere proprietà privata. Di Link? Di Link. È stato molto buono con me quando avevo bisogno d'aiuto. Sì, lo so, Link non vale un granché, ma avrebbe potuto mettersi a posto con quel pezzo di terra se non gli avvelenavano il bestiame. Chi? Gli indiani. Forza! Sul tavolo! Portami la lampada. Sì. Signor, per la mia piccola percentuale... Va all'inferno, l'ho trovato io, è mio. Tu avrai il 10%, dov'è la lampada? Signor... Se continui a scocciarmi non ti darò nemmeno quello. Credo che mi darà molto di più, signor. Ma voglio essere generoso quanto lei. Lo darò io a lei, il 10%. Non scherzare. I patti sono patti. Ah, è meglio che accetti le mie condizioni, signor. $5,000 sono anche troppi per lei e per la sua prostituta. Alzati. Vieni da questa parte. È morto, Nora. Maledetto assassino! Non servirebbe a niente. Tu sdraiati su quella cuccetta. Perché, signor? Sdraiati con le spalle rivolte a noi e non discutere. Dobbiamo aspettare qualcuno. E siccome potrebbe tardare, voglio che tu stia comodo. Perché non lo uccide? Perché io non sono la legge. Come le ho detto, è stato buono con me quando avevo bisogno d'aiuto. E Dio solo sa quanto ne avevo bisogno. Ha mai sentito parlare di un indiano chiamato Cavallo Rosso? Sì, vuole i miei stivali. Solo i suoi stivali? Me mi vuole tutta. Balsas, alzati. Vieni qua. Siamo qui, Kit! Che cosa succede?
Accogli i signori. Mettiti d'accordo con loro, se ci riesci. E lei dove va? Io mi nasconderò fuori da qualche parte e vi sorveglierò. Se sei furbo, non gli dirai di avermi visto. Sono Joe Harbin, Kid. Non cercare di fare il furbo, siamo in tre. Buonasera, signores. Spiacente di aver ammazzato il suo amico, signor, ma mi ci ha costretto lui. Fermo, Gopher, aspetta. Ne sono desolato, ma sono senza lavoro. Quindi, se vuole, sono disponibile per rimpiazzarlo. Continua il discorso. Volentieri, signor, ma così è un po' scomodo. Vede quella chiazza di luce nella strada? Sì. Forse, se buttassimo tutti laggiù le nostre armi, potremmo discutere tranquillamente da gentiluomini. Da tu l'esempio. Ma certo, signor. Gopher! Scusate, amigos, ma vedete... Questo è il mio ferro del mestiere. Gopher. Chi è? Pues, quien sabe. Allora ti farò un'altra domanda. Tu chi sei? Balsas, Jorge Balsas. Balsas. Hai visto il Kid? Il Kid? Sì, Kid Rodelo, un tipo alto e magro. C'è cascato. E anche tu. Vuol dirmi dov'è l'oro, signor? Mi prendi per uno stupido, forse? Oh, no, al contrario. Lei è molto intelligente. Allora, vogliamo parlare un pochino di affari, signor? Cosa facciamo ora? Aspettiamo. Con quei desperados in giro? Non preoccuparti. Allora siamo d'accordo, eh? Ok, d'accordo. È un piacere trattare con lei. Dunque, vogliamo andare a prendere quello per cui siamo tutti qui? Venite. Vengono qui tutti e tre. Lo sapevo che si sarebbero messi d'accordo. Via di lì. Non notate niente? Beh,
è una baracca come tante. Tre ferri di cavallo. I tre ferri di cavallo. Questo è quello che io chiamo confondere le tracce. È nel camino? Già, perché qualcuno lo facesse fondere, eh? E io che credevo di aver trovato un socio intelligente. Coraggio, Gopher, prendi quella scala e appoggiala al tetto. Su, svelto, svelto, muoviti. E tu, Balsas, monta su. Gopher, dagli questo per spaccare le tegole. Volete sfondarmi il tetto? Amico, te lo ripagherò profumatamente, non preoccuparti. No, non quella! Quella a destra. Il denaro! Sei stato davvero furbo, Joe. Prendi la borsa da sella, svelto, muoviti. Caramba! I miei bei pattaconi d'oro, ognuna di queste monete vale almeno il doppio nel Messico. Che diavolo fai? Volevo solo sentirle, Joe. Solo sentirle. Ehi, Joe, sta diventando pesante. Saranno 80 lire. Ci vorrà un cavallo per portarlo. Ehi, aspetta! Girala. Sul mio tetto tutto questo tempo. Avanti! Credo che non ci sia altro. Ne sei sicuro? Guarda da te. Ok, Gopher, quella è la tua parte. È tutto quello che ci guadagno? Quello è un viaggio gratis nel Messico. Per quello che hai fatto è anche troppo, non ti pare? Sì. Hai ragione. Grazie, Joe. Mani in alto! Tutti e tre. Guarda chi si vede, il Kid. Congratulazioni, Joe. Vogliamo andare al bar? Puoi offrire da bere a tutti, te lo puoi permettere adesso. E quest'oro? Oh, è tuo. Portalo dentro se vuoi. Ehi, Gopher. Il mio vecchio amico d'avventure, Joe. E pensare che ora sei un riccone. Togliamoci queste casacche e andiamocene. Ehi, Sancho, hai un rasoio? Sì, da qualche parte. Va a cercarlo. Sancho, prima da bere. Gopher, cerchiamoci dei vestiti. Come pensi di arrivare nel Messico? Per la via più corta, attraverso il deserto. Hai fatto parecchie volte quella pista? Che intendi dire? Sarei curioso di sapere come farai a trovare l'acqua. E tu come la troveresti? Dimentichi che una volta mi guadagnavo la vita conducendo le mandrie fino al golfo. Lui conosce i pozzi d'acqua. Anche Cavallo Rosso. Sarebbe una pistola in più per tenerlo lontano. D'accordo, Kid. Verrai con noi. Volentieri. Prenderò la giusta parte di quell'oro, un terzo. Ah, brutto. Se mi uccidi, Joe, te ne dovrai restare qui ad aspettare che Cavallo Rosso venga a prenderti. Hai bisogno della mia esperienza e hai bisogno della mia pistola come io ho bisogno delle vostre. Signor Joe, con gli indiani alle calcagna non saremo mai in troppi per difenderci. Il Kid lo sa bene, altrimenti si sarebbe preso tutto lui quando ci aveva in suo potere. Se ci porta sani e salvi nel Messico, si sarà guadagnata la sua parte. Diamogli quello che ci chiede. Tutto sommato forse hai ragione tu. D'accordo, Kid. Un terzo dell'oro è tuo. Allora dov'è questo rasoio? E tu chi sei? Puoi mettere via quella pistola, sono disarmata. Non mi aspettavo di vedere una donna. Che ci fai qui? Ero con Link, prima che Balsas lo uccidesse. Eravamo diretti al golfo. Mi avevo offerto un passaggio gratis. Nora, posso presentarti il signor Joe Arbin? Uomo d'affari, ingegnere minerario e assassino. E tu hai proprietà ora? Io non sono proprietà di nessuno. Se Cavallo Rosso ci raggiunge, potrebbe avere un certo valore come merce di scambio.
Ammesso che il vostro socio ve lo permetta. Il Kid non è un socio. Finché non arriviamo al golfo è solo la nostra guida. Ha ragione. È lui che dà gli ordini. Ti avverto che non ne accetto facilmente, Joe Arbin. D'accordo, cercherò di non dartene. Sancho! Sarà meglio che ti cerchi del vestiario un po' più pratico e resistente. Abbiamo un lungo viaggio da fare. Mettete i cavalli all'ombra. Devono aver trovato le nostre tracce. Chi? I ranger? No, gli indiani. Deciditi, Joe, che cosa hai intenzione di fare? Aspettare qui che ci raggiunga la... Lascia che ci attacchino, gli daremo una lezione. Ma è un buon posto questo per affrontarli? E perché no? Spareremo da dietro quelle rocce, un buon riparo. Tu che ne dici, Kid? Ottima idea, ma come li convincerai ad attaccarci? E perché non dovrebbero attaccarci? Per un sacco di ragioni. La prima è che noi abbiamo delle armi a ripetizione e loro no. Ci terranno qui inchiodati finché non avremo finita l'acqua. Andiamo via subito, allora. Grazie, Joe.
La sorgente è stata avvelenata. Avvelenata? Dagli indiani. È così che hanno fregato Martin. L'acqua che abbiamo di riserva dovrebbe bastarci fino alla prossima sorgente. Cosa c'è? Quella pianta mi ha punto la gamba. Ciolla! Rodele è un uomo prezioso, fino al golfo. Questa specie di cactus è così velenosa da stroncare un cavallo in un paio d'ore. Ma se riusciamo a togliere subito le spine non ti succederà niente. Ma che diavolo stai facendo? Chi ha sparato? Indiani. Eccoli lassù. Non ce li scrolleremo più di dosso. Cerchiamo di farli fuori. Balsas, vieni con me. Tu gira di là. No, è quello che vogliono. Se restiamo uniti, il nostro volume di fuoco è superiore. Se ci dividiamo, non lo è più. Ah, oh, Dios. Ci hanno raggiunti. Beh, i loro esploratori. Probabilmente il grosso è a 2 o 3 miglia più indietro. D'ora in poi ci sarà sempre un paio di indiani che sorvegliano ogni nostra mossa. Vi ci dovete abituare. Su, andiamo. Ci accampiamo qui. Io credo che dovremmo proseguire. Per far azzoppare tutti i nostri cavalli? Questa zona è talmente infestata di ciolla che nemmeno gli indiani viaggiano di notte. Se n'è andata. Ora sappiamo a cosa stava sparando Cavallo Rosso. Già. Sapeva di non poter beccare più di uno di noi senza rimetterci la pelle anche lui e ha pensato di fregarci tutti fregandoci l'acqua. Coraggio. Cerchiamo di sistemarci il meglio possibile e stabiliamo un turno di guardia. Nora, comincia tu mentre c'è ancora un po' di luce. Va fra quelle rocce.
together and in love. Sei in anticipo. Il mio turno non è finito. Non sono venuto per rilevarti. Grazie, Kit. Ce la caveremo. Non tutti. Chi credi che ce la farà? Ora come ora è difficile a dirsi. Ma vincerà il più fortunato. E chi vincerà avrà $50,000 in oro come premio. $50,000 in oro. Chi vincerà prenderà anche me, penso. Faccio parte anch'io della preda. Certo. Jolla, non c'è più nulla da fare. Bisogna abbatterlo, ci ha già fatto perdere troppo tempo. Ehi, Joe, guarda quelle nuvole. Sembra che voglia piovere. Non è la stagione, Balsast, non è la stagione delle piogge. Datemi una mano per dividere il carico sugli altri cavalli. Pioggia! Pioggia! Sento la pioggia! Non c'è pioggia in quelle nuvole. Ti dico che io la sento. Non c'è nessuna pioggia, è la tua immaginazione. Ma piove, non lo sentite? Guardate quelle nuvole. Qui, qui c'è l'acqua. Ah. Cerca di fargliene bere un sorso. Ha rubato la mia acqua, l'ha sprecata. Hai dimenticato qualcosa. Cosa? Non potrebbe mai spenderla dove sta andando. Gettala in aria. Per scaramanzia, testa ci va bene, croce male. Sì. Grazie, scemo. Thank you.
Va a bere, io trattengo i cavalli. Che sapore ha? E che te ne frega? Tanto non ce n'è altra. La pozza è quasi asciutta. Sì, basterà appena per i cavalli. Beh, perlomeno riempiendo le borracce avremo acqua per tutti e quattro fino a domani sera. Ah, non saremo più in quattro domani. Sì. Stai facendo aspettare una signora. Ah, chiedo scusa. Ecco, accomodati. Buoni. Su, buoni. Verrà anche il vostro turno. Sembra che il mio calcolo fosse esatto. Quale calcolo? Che Cavallo Rosso e la sua banda erano 2 miglia dietro di noi. Hanno trovato adesso il corpo di Koffer. Non guardare là, guarda in alto. Hanno fatto scappare gli avvoltoi. Ci sono delle caverne, ci accamperemo lì. Eccoci arrivati, datemi le redini. Balsas, aiutami a sistemare i cavalli. Che cos'è? Solo un coyote. Che urula di giorno? Fermi! Fermi! Oh, oh, buono! Cercavano di lasciarci a piedi. Kit, portamene uno, gli altri li riprendo io più tardi. Sei molto in gamba con la pistola, Joaquin? Non metterti mai contro di me. Non metterti mai contro di me. Questa può essere la nostra buona occasione, è uno dei loro esploratori. Ce n'è un altro nascosto nei dintorni. Se riuscissimo a far fuori anche quello. Gli altri sono forse 2 miglia più indietro, ma dovranno decidersi ad attaccare ora, prima che raggiungiamo il golfo. Forse aspettano un segnale. Perché non glielo facciamo noi? Noi? Certo, per ingannarli. E da dove glielo vuoi fare questo segnale, amico? Ecco, quello è un bel posto per una fumata. Sì,
Sì, magnifico. Quella collina segna l'ingresso del canyon che avremmo preso se Cavallo Rosso non avesse colpito il barile dell'acqua. Di qua invece si fa un giro un po' più lungo, ma si arriva lo stesso. Quando vedrete la fumata, saprete che Cavallo Rosso si dirige verso quel canyon. E voi prenderete questo. Tenete il sole alla vostra destra finché non arriverete alle rovine di una vecchia missione. Io vi raggiungerò là. E mettiamo che tu non ci raggiunga. Vi raggiungerò. Che cosa c'è da ridere? Avanti, su, che c'è da ridere? Beh, abbiamo assunto il Kid per aiutarci a tenere lontano gli indiani. E allora? Non c'è più bisogno di portarlo con noi. Gli indiani li terrà lontani col fumo e da solo. E non ci serve una guida? Il Kid ci ha insegnato la strada. E non sarà pericoloso? Gli indiani dovrebbero assalirci subito, ha detto lui, prima che si raggiunga il mare. E di qui al mare si può fare tutta una tirata. Il Kid ci serve soltanto per accendere un falò e farlo fumare. Hai detto che c'era un altro indiano, ti seguirà. Certo. E se ti uccide? È più facile che io uccida lui.
Ho trovato il suo cavallo che girava sciolto nel vallone. L'altro indiano deve aver ucciso il Kid. Beh, ci abbiamo guadagnato una borraccia d'acqua. Perché non hai preso anche il suo fucile? Ci poteva far comodo. No, non volevo perdere tempo a cercare il suo corpo e sono venuto via di corsa. Mi dispiace per il Kid, Nora. Ma non piangere. Ti prego, non piangere. Se ce la caveremo, penserò io a te. Io e te ce la faremmo ad arrivare al golfo molto più presto. Che cosa vuoi dire? Senza la ragazza. La vorresti lasciare qui? Forse gli indiani saranno gentili con lei quando la trovano. Sentimi bene. È mia e guai a te se le succede qualcosa, capito? Hai capito? Comprendo. Vabbè, ora in sella, dobbiamo andare. Ammazza gli altri cavalli. Coraggio, muoviti! Su, coraggio, Nora. Su, alzati, Nora, su. Smettila adesso. Dobbiamo andare. Non costringermi mai più a fare una cosa del genere. Coraggio, monta a cavallo. Svelta! Dovremmo accamparci. Il Kid aveva detto di non viaggiare dopo il tramonto. Cammina. La missione. Abbiamo guadagnato 20 miglia viaggiando tutta la notte. Però i cavalli zoppicano brutto. Falli riposare. Vieni, Nora. Thank you.
Joe, Joe, vieni qui. Su, svelto. Guarda i nostri cavalli, finiti. Sono state le spine di ciolla che li hanno avvelenati. Il Kid te lo aveva detto, io anche. Ma tu hai voluto viaggiare tutta la notte. E con questo abbiamo guadagnato tempo. Il mare deve essere laggiù, in fondo a quella valle. Sento di qua l'odore di salmastro. Già, ma come faremo ad arrivare fin laggiù, con tutto quell'oro da portare più l'acqua? Ah, l'oro lo porterai tu. Non penserai che mi fidi a lasciarti l'acqua, eh? Sappia, il mare non può essere molto lontano. Nora, Nora, ti prego, vieni all'ombra. Tieni, l'ho serbata per te. Sarà meglio che ne servi un po' anche per noi. Io non vedo nessun villaggio e nemmeno delle barche da pesca. C'era da aspettarselo. Chi mi ha detto che non ci serviva più la guida? Chi mi ha detto di abbandonare il Kid? Beh, vediamo. L'altra vallata era alla nostra destra. Il che vuol dire che se c'è un villaggio è dietro quelle dune. Ci riposeremo prima di attraversarle. Quegli indiani non riposeranno. Beh, noi sì. Nora è sfinita. Allora abbandoniamola. Non riaprire questa discussione. Lasciamola qui a Cavallo Rosso. Balsas, credo che fin dal principio sapevamo che solo uno di noi due ce l'avrebbe fatta. Fin dal principio, Joe. Alla prima occasione ho intenzione di spararti nella schiena. Anch'io, amico. E allora? Allora? Provaci, Balsas. Quell'oro ucciderà anche te, Joe. Morirai per quell'oro. Come Link, come il Kid, come Coffer, come me. Ammazzerà anche te, Joe. L'oro. Datemi il mio oro.
Andiamo. Su, prendi le borracce. Non ce la faccio più. Coraggio, andiamo. Non ce la faccio. Non posso. Un piccolo sforzo, solo fino a quella duna. No. Adesso ci attaccheranno. Dov'è Balsas? Morto. Gli indiani? No. Attaccano da due parti. Che facciamo? Dalle il tuo cinturone. E perché? Ci ricaricherà le armi. Hai intenzione di spararmi nella schiena? Hai indovinato, Kid. Non è un po' troppo presto, Joe. Ci sono ancora 5 indiani là dietro. E danno la caccia a te. Se mi uccidi, come farai a tenerli a bada? Perché vuoi sprecarla? Onora, io volevo aver cura di te. Con tutto quell'oro avrei potuto farti vivere bene. Come va il braccio? È solo un graffio. Gli indiani torneranno? Sì, torneranno. Ma non c'è taglia sulle nostre teste. Ora che non c'è più Cavallo Rosso, gli altri non vogliono che Joe. Ma non sanno che è morto. Lo capiranno. Vedranno gli avvoltoi.
Ti ho ringraziato per aver ucciso quell'indiano. No, fallo. Laggiù c'è una baia dove troveremo qualche barca. Lo lasciamo qui, questo maledetto denaro? No, davvero, adesso è roba mia. Ma se mi aiuti a portarlo per un'altra mezz'ora, ti prendo come socia alla pari. Socia alla pari? Sei gentile. Vuoi legarmi a te per sempre? Oh, no, no. Ma ho paura che ci metteremo parecchio tempo a spendere $50,000.